Sì, grazie, come già anticipato, c'è stato anche un contributo del gruppo della Lega qualche giorno fa, forse legge la prima firma al Consiglio Bianchi, Dario Bianchi, depositata per appunto aumentare le idee a disposizione, diciamo, del lavoro legislativo che farà per la Commissione del Consiglio, che possa consentire di dare risposta, cioè anche di questi rapporti diretti, più possibili risolutive di questo problema. Alcune di queste le ha già anticipate specialmente l'assessore Fala, tengo a ricordare velocemente. Il perno centrale è il coinvolgimento e la valorizzazione del ruolo del calciatore, disciplina tradizionale lombarda che va anche riscoperta e credo per il grande valore di controllo faunistico che dà effettivamente. E quindi, come si diceva prima, il prolungamento delle terre di caccia, l'abbia e programmazione del territorio tra zone in cui l'attività in cui il flusso ingresso si può stare dovrà essere gestito a livello migratorio e zone in cui invece non si può stare può provocare danni e va sostanzialmente eliminato, che coinvolge chiaramente anche i soggetti del territorio. E la valorizzazione del Sinchiale che dà problema di detenere il risorso. Prima Sorella ricordava la possibilità di valorizzare cari il prossimo valore, per il caso di Sinchiale altre donne lo fanno, per diventare anche un'opportunità anche a Lombardia, per essere riscaldato il Sinchiale. Non è mai lombardo, per far questo occorre anche fare alcuni, diciamo, investimenti, immaginiamo anche la trasposizione all'interno dei compressori alpini, degli ATC interessati, anche di centri di sosta per la conservazione appunto della carne, il Sinchiale che veniva tutto, oltre poi per forse le organizzazioni che si ricordavano prima, individuando anche opportune convenzioni e collaborazioni con soggetti preposti, vale per il Sinchiale, che oggi è il principale problema, in futuro potrà valere anche per altri animali selvatici. Il coinvolgimento del calciatore nella fase di programmazione, controllo e selezione della popolazione del cinghiale, con tutto quello che comporta a livello cooperativo, senza tanti dettagli sulle tecniche di caccia, significa anche la responsabilità nuova che viene prevista per i compressori alpini e per gli ATC che saranno chiamati a compartecipare ai costi di risarcimento dei danni provocati dagli agricoltori con danni per lo più di aree pedocollinari, la popolazione maggiormente segnata la problematica, e questo è una passaggio molto importante perché io ti responsabilizzo di coinvolgere nella fase di gestione, di programmazione e di abbattimento e quindi tutto la dove funziona o dove dà i risultati minori intendo acqua e costa nella fase di risarcimento. E poi divieti e sanzioni, immaginiamo anche sanzioni maggiorate, cui proventi dovranno essere destinati poi ai compressori alpini e gli ATC per risarcire quell'attività danneggiata degli agricoltori per chi opera, mette in pratica azioni problematiche tra la diffusione della popolazione del cinghiale come l'immissione o il foraggiamento dei cinghiali in queste aree. Tutte pratiche che possono essere problematiche perché vanno a aumentare la popolazione presente. Quindi proposte concrete, studiate da tempo, che vanno appunto a inserirsi ed abbinarsi con le vite accessorie, con l'intenzione di arrivare in tempi molto rapidi a proposta di legge approvata dalla Commissione del Consiglio, condivisa, che sia un po' l'insieme di tutte queste osservazioni per dare strumenti operativi efficaci, misurabili e concreti per contenere questo grave problema attuale. Grazie.